Ciao a tutte! Come vedete mi è arrivato il mio secondo ordine che ho fatto da Modest For You e come sempre ci ho messo all'incirca una settimana o due più o meno. È arrivato di nuovo in questo bellissimo sacchetto natalizio e adesso vi vado a mostrare appunto cosa ho preso. Ah, bello! Come al solito Modest For You manda sempre in omaggio un decotape. È carinissimo! Allora, ho preso questi due cosini Android da mettere sul telefonino. È troppo tenero e poi piccolissimo, non dà fastidio, pensavo fosse una cosa enorme. Invece così, spero vada bene, non li ho ancora provati. E ne ho presi due perché uno è un regalo. Allora, ne ho presi due. Poi ho preso un po' di stickers. Allora, ci sono questi qua, dolciosi musicali, che sono, alcuni sono glitterosi, bellissimi. Poi c'è quest'altro con i coniglietti e questo è gigantesco, bello! E questi vari animaletti kawaii, anche questi molto glitter. E poi c'è quest'altro che ce n'è ben 100, infatti guardate, è spesso, con anche qui tutti gli animaletti kawaii, glitterosi. E li ho presi perché voglio usarli per fare alcuni ciondoli. Con la resina. Inoltre, aspettate che trovo le altre cosine. Un po' di tempo fa il mio amoroso mi ha fatto un regalo, acquistato anche lui da Modest For You, e mi ha fatto questo decotape che spero si veda. In teoria anche questo dovrebbe essere sempre uno di quelli in omaggio. Poi mi ha fatto questa gommina con l'unicorno lilla. Bellissima. Poi questo gustosissimo squishy muffin. Io ormai mi sono fissata con i muffin cupcake. Guardate. Snick, snick, snick. Poi un altro squishy che lo cercavo da una vita. Sono contentissima. Ta-da! La girella lilla. Bellissima e stupenda, veramente. Sono troppo contenta. Che bello! E infine mi ha fatto anche questo memo pad che vedete ha le paginine così e anche così. Troppo bellino, veramente carinissimo. E niente, questo è tutto quello che mi è arrivato. Sono contenta di una cosa, del fatto che quando ho comprato tutto questo mi è stato dato un codice per tracciare dal sito di Hong Kong il pacco. Ho guardato tutto quanto sul sito che è andato loro inserendo il codice. A un certo punto mi è apparsa la scritta in inglese che il mio pacco era stato ricevuto praticamente in Italia. Il 15 novembre, sì, il 15 novembre, sì, giusto. Allora, cosa ho fatto? Per curiosità, sono andata sul sito delle Poste Italiane, su dove quando, e alla voce raccomandata ho inserito il codice che mi hanno dato loro e come data ho inserito quella dell'arrivo in Italia, quindi del 15 novembre. Ho dato il via e vai! Mi sento realizzata! Mi ha dato tutto il tracking del pacco, quindi ho potuto seguire comodamente una volta arrivata in Italia come se fosse una raccomandata normale. Sono molto contenta perché comunque adesso ho sempre fatto ordini piccolini, però quando magari si fanno ordini più grandi almeno uno sta più tranquillo che si segue il pacco, ecco. E niente, questo è tutto. So già che le cose non sono finite perché riceverò qualcosina anche per Natale, quindi ve lo farò ulteriormente vedere. E niente, vi saluto e vi consiglio il sito perché i prezzi sono buoni, le cosine sono carinissime, arriva tutto senza problemi. E poi c'è sempre non mangio un deco tape. Vabbè, vi saluto ragazze. Ciao!